Spesso vittima di battute sulla sua dubbia esistenza, il Molise regala scorci di paesaggi incredibili, dati da un territorio impervio e montuoso. È una piccola regione che si affaccia sul mare, circondata da Abruzzo, Puglia e Campania. Diventa così un ponte tra il centro e il sud e un crocevia della viticoltura di queste zone. Il piccolo territorio del Molise è composto per la metà da montagna, mentre il restante è occupato dalle colline e le uniche pianure le troviamo nei suoi 40 km di costa. Il clima delle zone interne è semicontinentale, con estati calde afose e inverni lunghi e rigidi, che poco si prestano alla viticoltura. La zona dell'alta collina però ha un clima più temperato e le colline del litorale sono l'habitat migliore per la viticoltura molisana. I terreni sono a prevalenza calcareo marnoso-selciosi o argillo-marnosi. Le vigne arrivano anche a 500 metri di altitudine, ma devono trovare però esposizione soleggiata o districarsi nelle valli scavate dal Biferno e dal Trigno. Nella zona di Termoli il clima è mitigato dalle brezze dell'Adriatico e i terreni pianeggianti sono prevalentemente argillosi e sabbiosi. Il piccolo vigneto molisano produce circa 320.000 ettolitri di vino l'anno, con rossi e rosati che occupano i 2/3 del totale della produzione. Occupano le vette di produzione il Montepulciano, il Sangiovese e l'Aglianico. Il vitigno, però, tipico del Molise è la Tintiglia. Purtroppo la produzione è ancora bassa e parliamo di circa il 5% del totale. È un'uva molto ricca di antociani che le conferiscono un colore molto cupo. Sviluppa un bellissimo rosso rubino che tende al granato con l'evoluzione e regala un buon corpo e una buona tannicità, con profumi di frutti di bosco maturi e, cosa più importante e anche intrigante, un corredo di spezie con l'evoluzione. Il Montepulciano viene coltivato nelle zone interne e da vini strutturati e predisposti a lunghi invecchiamenti. Gode di una produttività costante e medio-elevata sia nelle zone interne che quelle del litorale. L'Aglianico qui invece è meno produttivo e siccome matura molto più tardivamente richiede un ambiente più caldo e un'esposizione più soleggiata. Trebbiano toscano, Bombino bianco, Falanghina, Greco e Moscato bianco si spartiscono la fetta delle uve a bacca bianca, dando vini piuttosto semplici ma sicuramente piacevoli. L'azienda di Maio Norante produce vini da uve proprie sin dall'inizio del 1800. Siamo ovviamente in Molise, a Campobasso, nel territorio del comune di Campomarino per essere esatti. È qui che si incontrano i 110 ettari vitati di proprietà aziendale ed è qui dove la dedizione alla cultura della vite della famiglia di Maio da secoli è tramandata di generazione in generazione per essere oggi unita alla passione per la sperimentazione e la ricerca. La cantina di Maio Norante si basa su una precisa filosofia aziendale, per cui persegue fedelmente l'obiettivo principe di recuperare e conservare varietà vitate in via d'estinzione. In vigna una certosina attenzione è dedicata all'uso dei concimi, che devono essere solo di origine organica e minerale, e alla selezione di uve durante la vendemmia. In cantina, dove incontriamo la firma enologica di Riccardo Cotarella, la vinificazione e l'invecchiamento sono eseguiti in primis per esaltare tutte le caratteristiche intrinseche del frutto. È così che la strada tracciata da Di Maio Norante, definito astro solitario del Molise, è ormai da anni quella di produrre nuovi vini da antichi vitigni. Il vitigno Tintiglia, come già anticipato, è scarsamente diffuso e poco coltivato in Italia. Ciò però non vale, come dicevo, per il Molise, unica regione in cui al vino Tintiglia è stata dedicata anche una specifica denominazione di origine controllata.
L'azienda Di Maio Onorante rende onore a questo antico vitigno autoctono molisano, vinificandolo in purezza. La tintiglia del Molise DOC di Di Maio Onorante matura in parte in botti di rovere e in parte in acciaio. Si affina per 6 mesi, poi in vetro. Il vino è questo. Procediamo alla stappatura come di consueto e alla successiva degustazione. Procediamo all'esame visivo. Il vino si presenta limpido, di un bellissimo rosso granato e almeno nel mio bicchiere è sicuramente consistente. Passiamo all'esame olfattivo. Il vino si presenta sicuramente intenso, sicuramente anche complesso e assolutamente fine. I sentori che subito troviamo sono quelli di frutta rossa matura, come essere amarena, prugna, anche un filo di mora addirittura, frutti neri. Un bel fondo speziato di noce moscata, un filo di chiodo di garofano, cannella, anche una bella sfumatura di cardamomo. È presente anche una leggera nota tostata, probabilmente data dalla botte di rovere in cui riposa. E un'altra nota, sempre leggera di fondo, di pellame. Bene, direi che possiamo passare all'assaggio. Il vino è sicuramente secco, caldo e morbido. Ha una buona freschezza, è abbastanza fresco, non eccessivo, e ha una buona sapidità. È sicuramente più sapido che fresco, ma la bilancia pende tutta dalla parte delle morbidezze. In bocca ritroviamo tutti i profumi che abbiamo trovato al naso, si aggiunge una bella nota di pepe nero, e l'intensità che ritrovavamo al naso l'abbiamo anche negli aromi retronasali. La persistenza è molto lunga, con un finale leggermente amaricante che va a contrastare con la dolcezza del frutto. Il tannino c'è ed è comunque molto levigato. Dà questa sensazione di astringenza molto elegante. Con queste caratteristiche lo vedrei molto bene accompagnato a piatti di carne in umido, come può essere uno stufato di cinghiale, delle salsicce in umido, delle costine di maiale al vino rosso, con cui potete assolutamente utilizzare un bicchiere di tintiglia. Bene, come sempre non mi resta che salutarvi e ricordarvi come sempre i social su cui potrete trovarmi e ricordarvi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare successivamente la campanella per non perdere nessuna nuova uscita dei video. Siate sempre assetati e siate sempre curiosi. Salute!